Siamo ad ICT Trade 2015, siamo in compagnia di Claudio Sandri di ServiceNow. Innanzitutto grazie mille di essere qua con noi al nostro evento. E partirei subito con la prima domanda, ci vuole presentare ServiceNow e anche spiegarci il vostro motto, Everything as a Service? Sì, ServiceNow è una società che fornisce una piattaforma per lo sviluppo di servizi, di service management. Sostanzialmente noi abbiamo fuori out of the box tutta una serie di processi e questi processi partono sostanzialmente a supportare l'IT collocandosi in quelli che sono i tipici processi ITIL per poi allargarsi sempre di più verso il demand management, project portfolio management, il vendor management, la gestione più della governance dell'IT. Sostanzialmente è una piattaforma che nasce su un unico prodotto e che si differenzia sostanzialmente rispetto a quelle che sono le soluzioni alternative proprio perché abbiamo in tutto il mondo oltre 4.000 installazioni e quando pensiamo e andiamo ad erogare o ad upgradare la versione, noi upgradiamo le versioni mantenendo in modo trasparente quelle che sono le configurazioni in 15 minuti. Il motivo per cui diciamo che è Everything as a Service è proprio perché siamo in grado anche attraverso delle configurazioni e tipicamente con poca programmazione ad andare anche a sviluppare quelli che sono dei servizi ulteriori a supporto del business. Di fatto la piattaforma offre dei servizi di base quali per esempio un BPM, quindi un business process model che permette poi di automatizzare questi processi e quindi in questo caso di ripeterli e di renderli automatici su tutta quella che è l'organizzazione sia interna che esterna. Il motivo per cui diciamo che Everything as a Service è anche perché poi copriamo un ambito e un'area che sempre di più viene identificata come Service Relationship Management, cioè andiamo a collocarci e a dare dei servizi verso un'utenza, come dicevo, sia interna che esterna e a relazionarci con quella che è la base di clienti o potenziali clienti a cui vogliamo offrire dei servizi aggiuntivi, che possono essere a volte anche dei servizi per i quali il DT ha ben poco e qui abbiamo tutta una serie di referenze che vanno da nel mondo bancario ma anche in ambiti fuori dal mondo assicurativo e bancario come CERN dove l'accesso a Ginevra degli utenti che accedono alla struttura CERN vanno dalla gestione dal car sharing alla gestione di tutte quelle che sono le informazioni che possono ai servizi che l'azienda mette a disposizione. Perché siete presenti ad ICT Trade? In questo momento qual è la vostra attenzione, il livello di attenzione per il canale? Sì, c'è una forte attenzione e una forte volontà di sviluppare un modello di business che questo peraltro è già in qualche modo sviluppato in altri paesi più dove siamo partiti prima per ricercare partner di processo. Partner che sono in grado diciamo, di incontrare e capire quali sono le esigenze del cliente e che lavorano proprio nell'ottica dell'ottimizzazione di questi processi, perché poi quello che manca normalmente anche a questi partner è il passo successivo, quello che io a volte chiamo ultimo miglio, ma che permette sostanzialmente di andare attraverso una piattaforma agile, veloce, di implementare quelli che sono oggi i processi che normalmente alcuni partner mettono su dei documenti cartacei per poi essere analizzati dal cliente ma che non trovano corrispondenza immediata. Ecco, noi riusciamo in modo veloce con progetti anche molto agile permettendo all'utente di raggiungere obiettivi in 3, 6, 9 mesi. Quindi ecco il motivo per cui in 6 mesi aziende multinazionali presenti in Italia, per esempio nell'automotive, in 6 mesi sono andati go live proprio oggi a livello mondiale. Con 6 processi che coprono Nord America, Sud America e EMEA,
Ecco il motivo per cui poi questi partner che sono presenti nell'ottica di processi di ottimizzazione trovano corrispondenza su una piattaforma che agevola questa trasformazione. Grazie mille per l'intervista e speriamo di avervi ancora qua. Arrivederci. Grazie di nuovo. Arrivederci.